È stato un capodanno all'insegna della musica, dell'allegria, ma anche della valorizzazione delle eccellenze artistiche di una terra, quella partenopea, che continua a sorprendere con creatività, ironia e a fare dell'integrazione e della contaminazione tra le culture dei popoli un modo di vivere. La tradizionale festa di Piazza del Plebiscito, che ha visto radunarsi più di 100.000 persone per brindare insieme al nuovo anno, è stata infatti affidata ad uno spettacolare e prezioso canzoniere composto da più di 100 artisti, divisi in due grandi band, i Terroni Uniti di Ciccio Merola, Giulio e Valentina Stella, e la ciurma di Capitan Capitone, al secolo Daniele Sepe, che si sono sfidati a colpi di canzoni che hanno fatto cantare, ballare ed emozionare. Quanti hanno voluto festeggiare così, mescolandosi alla folla che ha invaso la piazza, l'inizio del 2018. L'augurio che vorrei fare alla nostra bellissima città è quello di non perdere la sua umanità, di cogliere questi segnali che arrivano dagli artisti di questa città, che si uniscono nonostante grandi diversità, nonostante tutte le difficoltà. Gente rosso, gente romana, gente capace, gente ancora di dalla cuore, chi se lo può, gente romana, gente con duro, ciampi ciampi, si mattane qua. Napoli è l'unica città nel mondo che non ha un quartiere africano. La contaminazione per noi è giornaliera e normalissima. Questo deve essere per Napoli. Napoli è una città internazionale e come è sempre stata. Canzoni che parlano di immigrazione dai paesi lontani come Gente del Sud, ma anche di Napoli come Non è che l'inizio, il pezzo che le due band insieme per questa notte di festa hanno voluto scrivere e dedicare alla città per invitare tutti a viverla e ad amarla. Stando insieme le cose si riescono a fare, e le cose si devono riuscire a fare soprattutto per chi vive una condizione più complicata, più impossibile, per chi sta in periferia, per chi non ha lavoro, per chi lo sta cercando, per tutti quelli che vivono una vita non bellissima. Ma non solo Napoli per il capodanno di Piazza Plebiscito, che ha visto Gianni Simioli, il popolare conduttore radiofonico, nelle vesti di gran cerimoniere, anche Teo Teocoli nei panni di Adriano Celentano e di Felice Caccamo, e Pio e Amedeo, le due ex Iene, oggi protagonisti di un noto programma TV. Ad Napoli fa gli auguri. I più grandi sono quelli che vinca, non si dice, non si dice. Vi voglio dire che ho avuto una bella storia a casa, è nato un nipotino, l'ho chiamato maschio Coulibaly. È Nir, come che... Sono Felice Caccamo e dopo tante traversie ho trovato il mio lavoro. Sono antiquario e ho un negozio di antiquariato che si chiama Cose di Altre Case.
vai con la canzone, perché dobbiamo festeggiare sempre, assolutamente, in ogni occasione, la squadra del Napoli! È un classico, ma si ascolta sempre! Sì, sicuro che sta amore, come sono sicuro di te. Tante le misure antiterrorismo, sì. Ma chi cazzo a Napoli qua vogliono stare? A Napoli è una città come a noi, al sud, a una città come Napoli. Dici che lì si sta fatta la minaccia, verremo ad attaccare Napoli, è arrivato un messaggio da Scambietto. One more. Quelli lì si stanno cagando sotto, se ne sono andati. Hanno fatto il giro al contrario. Salutiamo anche l'ISIS. Pronti? Pronti? Vai, 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 vai. Pure la torre di Pisa, oh. Pure la torre di Pisa si raddrizza a monte. Ale, 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 ale. Ma pure a tutti i cittadini di Napoli, a tutta la Campania, ma anche a tutto il sud, ragazzi. Il sud è un po' più tardi. L'augurio è di comprare un microfono a sti poveri cristi e che siate felici. A salutare una cosa, ragazzi, tutti il resto baranza, ve lo diciamo di credere. Ha già detto solo lui, mi associo in toto, che non è Toto Cutugno, ma in toto quello che ha detto. Cioè, che l'ha detto Tonnero, perché comunque era. Ciao a tutti, un bacio a Napoli, carnale. Il sindaco del comune della città metropolitana, Luigi De Magistris, ha voluto fare gli auguri ai napoletani annunciando il 2018 di grande impegno per la città, lavoro, entusiasmo, perché abbiamo chiuso un anno difficile con dei risultati importanti da un punto di vista normativo, è quello di migliorare sempre di più la nostra città, è l'impegno di una squadra che ci crede e di un coinvolgimento popolare che è sempre più forte. Il sindaco ha anche individuato il tema cardine dell'azione amministrativa per il nuovo anno. Miglioramento della qualità dei servizi e in particolare il trasporto pubblico. La serata si è svolta in un clima di festa, la piazza tuttavia si è riempita più lentamente del solito, in virtù dei serrati controlli di sicurezza agli ingressi. La piazza è piena, abbiamo portato la musica, ma ci sono troppe transenne. Io credo che l'immagine che viene fuori in tutto il paese è un paese che ha troppa paura. Vedere la piazza di Torino vuota, vedere persone che non riescono a entrare in piazza e stanno tutte accalcate dietro una transenna, questa è un'immagine che a me non piace. Ne parlai tempo fa anche col ministro dell'interno, un paese forte deve avere la capacità di non creare tutte queste transenne. I festeggiamenti sono poi continuati sul lungomare, dove un autentico pacifico fiume umano, si stimano in tutto 500.000 persone, si è riversato per ballare sui ritmi diffusi dai quattro spazi musicali disposti lungo il percorso pedonale, trasformato nella discoteca all'aperto più grande d'Europa, e per assistere ai fuochi d'artificio che hanno rischiarato la notte sulla magia del Castel dell'Ovo, che ha salutato così alla sua maniera napoletani e turisti. Are you having a good time here in Naples? Ci stiamo divertendo molto, noi siamo grandi appassionate di fuochi d'artificio e i primi che abbiamo visto qui a Napoli sono forse i fuochi d'artificio più belli che abbiamo mai visto. È una città del sud, è una città simpatica, c'è una bellissima atmosfera.
À moi, cette ville, elle me plaît, elle est géniale, je trouve. Moi, c'est un peu le bordel chaotique. Adoro questa città, è una città caotica ma geniale. E questi sono forse i più bei fuochi d'artificio che io sia riuscito a vedere. A godersi lo spettacolo dalla terrazza di un albergo sul lungomare quest'anno anche il regista Ferzan Özpetek. È il primo capodanno che trascorro a Napoli, ha affermato il regista, autore di un recentissimo film sulla città, e sono contentissimo di essere qui. È tutto di una bellezza straordinaria. Sono con degli amici, devo dire che mi sto emozionando molto. Vivere e amare Napoli, dunque, soprattutto a Capodanno, inizia ad essere contagioso.